Ciao, oggi inizio questo vlog di domenica. Siamo a Stabi, Davide si sta bevendo il caffè che io non volevo, non vedevo l'ora uscire. Siamo in un piccolo paesino, adesso ve lo faccio un attimo vedere. Vi faccio passare il pranzo di oggi, che è stato molto molto easy, molto molto montanaro, e vi faccio vedere il paese dove siamo. Qui davanti, vedete, c'è questo paesello così piccolo in montagna. E di qua vi faccio vedere, e di qua, su questo posto qui, è dove abbiamo mangiato, che sarebbe la Proloco. Questo paese si chiama Stabie, siamo in provincia di Belluno. Molto tranquillo, molto, molto montanaro. Questa è la vista che abbiamo qui scendendo da questo paese che si chiama Stabi, è molto molto bella. Troviamo ai lati della strada anche qualche... No, la neve, che pensavo che fosse finito il periodo della neve, invece siamo arrivati qui a trovarla. E non felici, siamo andati in birreria a pedalare. Abbiamo mangiato e bevuto come maialini. Mangiato come maialine. Abbiamo preso le pastellate, una bruschetta e il dolce. Così abbiamo fatto due pranzi, non uno. Siamo pieni. No, adesso sei una maiala. Stasera pane e formaggio. No, neanche. Stasera di verdura se proprio. C'è l'Italia. Pane e acqua stasera. No, neanche quello. Qui anche oggi siamo a lunedì, e vi faccio vedere l'altro giorno, che era sabato. Vedete questa boccetta? L'ho creata io, sarebbe un profumo. Praticamente qui dentro, con l'aiuto di questo imbuto, sono riuscita a mettere dentro questi campioncini. Praticamente li ho svuotati, non li ho utilizzati tutti perché ormai la boccetta era, ne ho visto che ce n'era abbastanza, un po' li ho rilasciati qui. Ma vedendo che non utilizzavo questi piccoli campioncini, ho deciso di creare il mio profumo personalizzato. Praticamente lì dentro c'è un po' di tutto. Non è male però come profumazione, devo dire, pensavo è peggio. Adesso vi faccio vedere un po' di spesa di questa mattina. Allora, una pizza, aspettate, funghi e salsiccia, un pezzo di formaggio che qui lo chiamano cavolino, mortadella con pistacchio, frittelle, i muffin con la crema al pistacchio, cioccolato e l'impasto, e poi c'è la crema al pistacchio. Poi ho preso il pane, e questa volta, oltre al solito, ho preso anche questa forma qui, un po' strana, no? Non la prendo mai, è la prima volta che la prendo, è questa ciambella. Se no, di solito prendo questi classici pane fatto così, tipo casareccio. E poi ho preso le magie, che sono tipo cracker. E per oggi, mezzogiorno, mi sono presa il sushi. Questo è il sushi per oggi. Poi qui ho preso una cosa di Stroili, però non ve la faccio vedere adesso, ve la faccio vedere nel video acquisti. Piccola spesuccia da Tigotà, poi ve la faccio vedere. Comunque ho preso i nuovi, io li chiamo rossettini di Labello, ce ne sono di quattro colorazioni, un nude, un fucsia, un rosso e un violaceo. E ho preso il nude e il fucsia, e vedremo come sono, li proveremo. E adesso vado dal fruttivendolo, perché sono senza un po' di mele, un po' di arance, vediamo cosa trovo. Questo è quello che ho preso da Tigotà. Ho preso la carta igienica, questa qui, carta calla, spero che, no, che sia morbida, perché volevo la cotonelle, ma non c'era. Allora ho preso giusto 4 di questi, ce ne sono dentro 4 rotoli.
I fazzoletti Scottex, anche perché sul Tigotà che sono andata stavano cambiando posizione degli oggetti da un scaffale all'altro, per cui c'era un po' di confusione. Poi ho preso il doccia, sì, il doccia. Ho preso questo ammorbidente Tesori d'Oriente alla mamma, assorbenti Nuvenia questi e Salva Slip questi. Una confezione di svelto per i piatti con antibatterico e questi due sono aiuto. E questi due sono il labello che vi dicevo. Ho preso una tonalità nude e una tonalità fucsia, per cui li proviamo perché dicono che danno colore intenso e idratazione fondente. Speriamo bene, vediamo come sono, anche perché non costano eccessivamente, costano dai 4, tra i 4 e i 5 euro, poi ci sono i centesimi, per cui tra i 4 e i 5 euro. E alla cassa mi hanno dato questa maschera da provare per 1 euro. Mentre dal fruttivendolo ho trovato le prime fragole. Queste sono le primissime fragole che prendo, le noci. Poi di qua ho preso carciofi, carciofi, arance e mele. Questo è quello che ho preso qui dentro. Allora, oggi Davide a mezzogiorno non c'era, per cui verso intorno all'una sono partita per Treviso e all'1:30 ero già qui. Infatti adesso vi sto parlando dal parcheggio di Treviso, perché mi era arrivata un capello, pensavo di essere sporca, perché mi è arrivata un'email delle profumerie Pinalli che mi facevano un gran bello sconto sui detergenti e maschere viso. Siccome che io utilizzo la maschera della Shiseido, quelle doppie, all'etinolo puro, sono dentro quattro maschere, ma so che costano 50 passa euro. Praticamente con questo sconto dalla Pinalli le ho pagate 47 e ne ho approfittato e ne ho preso una confezione. Però per il resto no, ho preso un po' di cibo, che poi ve lo faccio vedere, delle frittelle. Adesso sono le 3 del pomeriggio e più o meno ho già fatto il giro, anche perché mi scocciava andare su altri negozi, perché sono entrata da Coin, che lì anche lì hanno l'Urban Decay, perché sta per arrivare la nuova palette, ero incuriosita di vedere se è già arrivata o cosa. E però ho il sacchetto della Pinalli che suona gli allarmi. Allora sembra che abbia preso chissà cosa, mentre è quello della Pinalli che suona, si vede che non ha disattivato un allarme qualcosa. E poi pensavo, sono andata dentro alla Queen, ha suonato, sono andata dentro all'OVS, ha suonato, e ho pensato, non vado da Sephora che non mi suoni anche lì, anche perché volevo provare il primer. Quello di Fenty, sempre se ce l'hanno, il primer occhi di Fenty, perché io di solito uso quello di Urban Decay. E ci ho rinunciato, dico ci passo un'altra volta che non ho il sacchetto che suona. Visto che è presto, io nel ritorno ci metto più o meno mezz'oretta, 35 minuti, e ho pensato di andare dall'estetista a farmi una lampada e così gli porto anche la tessera vecchia, che l'abbonamento vecchio dell'estetista che avevo fatto prima, che mi ha detto portamelo che vediamo se riusciamo a farti fare qualche lampada a gratis. Io glielo mostro e vediamo cosa mi dice. Fatta la lampada senza pagare 5 soldi, perché praticamente dalla vecchia estetista che avevo avanzato 3 lampade, me ne ha scalato già una e mi ha detto altre due ne puoi fare e a posto così. Così almeno recupero i soldi che avevo speso per l'abbonamento di tutte le lampade. Questo è il cibo che ho preso a Castelfranco, i crostoli quelli cotti al forno, delle frittelle vuote, praticamente hanno solo l'uvetta, e delle frittelle ripiene con crema, queste e queste con la chantilly.
Questa mattina sono un po' sonnata. Comunque sono qui al mercato di Montebelluna perché volevo prendere un po' di pasta fresca e la cena per questa sera. Praticamente volevo prendere una coscetta di pollo e un po' di patatine o verdura cotta. Adesso vediamo, perché i carciofi a Davide non piacciono molto, quelli già cotti in gastronomia, per cui penso di non prenderli. Eventualmente potrei prendere i carciofi dal fruttivendolo, i fondi di carciofi, e poi me li cucino io, che anche questa sarebbe un'idea. Adesso vediamo cosa trovo. Ed eccomi con la spesa fatta al mercato. Ho preso questo formaggio che è un mezzano dolce. Poi ho preso il gorgonzola con il mascarpone, un altro formaggio che è un latteria dolce. I ravioli, qui c'è un misto, questi più piccoli sono ai funghi, mentre questo non mi ricordo più, so che hanno un limone e non mi ricordo più che verdura che ci sia dentro, comunque limone è qualcosa questi. E gli spaghetti alla chitarra, una vaschetta di fragole, le arance e di qua si ho preso i fondi di carciofo. E di qua invece ho preso cibo già fatto, praticamente costicine, una coscia di pollo, il pasticcio con la salsiccia e il radicchio che va mangiato questo mezzogiorno e le patatine. Allora, questa la carne e le patatine per stasera, mentre il pasticcio oggi per mezzogiorno più le fragoline. Il pasticcio è pronto per essere scaldato. Io lo scaldo al microonde. Qui sto preparando le fragoline che le lavo un po' e pronta il pranzo per mezzogiorno. Sono appena tornata perché sono andata dall'acqua e sapone a prendermi la carta igienica, aspettate, scottonelle, la scottonelle ho preso. Però visto che ero lì in piazza Castelfranco c'è una pasticceria Opera, che si chiama Opera come nome, che fa le frittelle con il radicchio. Visto che se ci vado di mattina non sono ancora pronte, visto che adesso siamo nel pomeriggio, ho pensato provo ad andare a vedere se ci sono. E li ho trovati, adesso vi faccio vedere. Questo è gelateria artigianale, perché fanno anche gelato d'estate. E la pasticceria si chiama Pasticceria Opera, che è pasticceria e cioccolateria. Allora, queste sono le frittelle fatte con il radicchio tardivo. Praticamente hanno messo il radicchio sia nell'impasto che in questa cremina. Se siano buone o meno non lo so perché è la prima volta che le prendo. Le assaggeremo se come sono. Poi ho preso un mix di cioccolatini, i macaron e una scatolina così di crostoli. I fondi di carciofo ho deciso di tagliarli a pezzettini e di cucinarli così in pentola con un po', ci metto un po' d'acqua, un dado e un po' di prezzemolo poi a fine cottura. E questo è il pollo, le patatine, le costicine che le scaldo al microonde. E buona cena anche a voi! Oggi mercato agricolo, ho preso giusto due o tre cose perché volevo fare velocemente, perché oggi dovrebbe arrivarmi il tè della fitteria che ho ordinato. Ho ordinato un tè, una bustina di tè che ci sono dentro le bustine di tre gusti e una scatola di barrette. Poi come arriva il pacco, se mi arriva ve lo faccio vedere. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso al mercato agricolo. Ora, ho preso una crostata che è con la composta di radicchio, un poro, il radicchio che sarebbe lo stesso radicchio con cui è stata fatta la crostata e un vasetto di conserva. Il radicchio che vi ho appena fatto vedere, sono state fatte anche le frittelle che vi ho fatto vedere precedentemente. Allora, le ho assaggiate. L'impasto della frittella è buono e ha dentro il radicchio, però poi ci hanno messo questa cremina che è tipo panna con radicchio, è un
nonnino, non è che mi piaccia moltissimo. Avrei quasi preferito che avessero fatto la frittella semplicemente con il radicchio senza quella cremina. Ma comunque sono fatte così. Il pacco della Fitvie è arrivato. Praticamente ho preso i tè slim tea bag che sono già nella loro bustina, per cui mi è più facile utilizzarlo. E praticamente c'è quello al cocco, quello a vaniglia e quello alla ciliegia. Per ogni gusto ce ne sono 7. E poi ho preso le barrette, ce ne sono 12, e ho preso quelle al cioccolato. E dopo avervi fatto vedere quest'ultimo pacco che lo stavo aspettando, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!